e bentornati in un nuovo video insieme. Pensavo di iniziare questo video in maniera abbastanza disperata, dicendovi insomma, ma quanto ho speso, quante cose ho comprato, anche quest'anno è andata male, ho preso troppe cose, mi devo dare una controllata. E invece, stranamente, segnatevelo sul calendario perché è la prima volta che io vado in una fiera creativa e acquisto un'unica cosa, anzi tre cose se contiamo anche il caffè e la brioche che ho preso la mattina quando sono arrivata. Per il resto ho acquistato un unico bavaglino dedicato alla piccola aiutante a tema natalizio, quindi mi sono veramente trattenuta, super super trattenuta. Anzi, a proposito, ve lo faccio vedere perché così almeno vi faccio vedere l'unico acquisto della fiera, preso in uno stand che non mi ricordo adesso di berli il nome, poi ve lo metterò chiaramente il nome, ma è uno stand dedicato al mondo del punto croce, quindi trovate di tutto e di più da rigamare a punto croce, dai set, le tovagliette, le tovaglie, bavagline. Io quando ho visto questo per la piccola aiutante ho detto dai, non è possibile non prenderle il bavaglino e prepararle il bavaglino per Natale. Detto questo, vi starete chiedendo, ma scusa, ma che video è, visto che fai vedere solamente una cosa che hai preso? Allora, un motivo c'è in realtà, è perché non farò molto in programma comunque altri acquisti creativi. Come sapete, come ogni creativo sa, in realtà non è che ci manca niente, abbiamo sempre tanto di tutto e di più, e quindi ho detto ok, devo prendere cose strettamente necessarie, visto che poi presumibilmente mi piacerebbe andare anche a un'altra fiera dedicata alla creatività. Ho cercato di mediare un po', visto che non da tanto ho preso altre cose, sono andata anche per negozi, ho detto dai, oggi dedichiamoci proprio all'esplorare, a guardare, a farmi ispirare dalle cose meravigliose che ho visto in fiera, veramente una più bella dell'altra. Poi si respira con un po' di anticipo, devo dire, sì, quell'assaggio di Halloween, ma chiaramente il Natale che sta arrivando, quindi ho visto veramente un sacco di progetti carinissimi da poter guardare, eventualmente prendere il kit, rifare, cioè veramente trovate un sacco di ispirazione. Quindi questo video è principalmente dedicato a questo, sto cercando di montarlo il più in fretta possibile perché io sono andata giovedì, oggi è venerdì e spero di riuscire a farlo uscire sabato mattina, in modo che chi dovesse vederlo sa che almeno una giornata e mezza per poter correre e andare in fiera e eventualmente appunto poter vedere le cose belle che ho viste io. Ora, bando alle ciance, vi faccio vedere qualche ripresa che ho fatto di questa fiera meravigliosa, principalmente degli stand che mi hanno colpito di più, che sono quelli dedicati appunto al feltro, un po' allo scrapbooking, ma principalmente quest'anno sono più in vena di appunto cucito e feltro. Buona visione!